sono tutte queste prostitute. Ma no, è meglio, che le trovino è meglio che le trovino direttamente in albergo, ti potresti rispondere questo. Ciao Fabio, Salvatore da Como, Salvatore, dimmi Salvatore. Ciao Cusciane, grandissimo. Dimmi Salvatore, dimmi. Niente, io ho chiamato per parlare sul fatto delle checchine che si lamentano, che uno non può dire più frocio, finocchio. Le checchine che si lamentano. Arrivo subito, Salvatore, ecco. Arrivo subito, non ti preoccupare. Beh, arrivo subito. Fermo detto lì. Così, è spregevole. Checchine ha detto, checchine. Un linguaggio spregevole. Che vuoi fare? Lo vuoi mandare in galera, Salvatore? Lo vuoi multare? Bravo, multare. Lui lo vuole multare, sì. Perché ha detto le checchine. E mandare a pulire i bagni all'Arcigay. Mandare a pulire i bagni all'Arcigay senza i guanti. Torniamo con Salvatore da Como, che mi sembra camionista. Mi sembra, no, Salvatore, camionista. Mi sono un grande camionista, 25 anni di servizio, fascista. Pure. E devo dire, a Parenzo che io ho il diritto pure di dirgli colluto a lui. Vabbè, questo è il diritto, perché siamo in democrazia, quindi posso dire noci, ma io non ho capito, c'è questa idea di c'è questa idea della democrazia, sì, che ha fatto passare Cruciani, che vuol dire insultare. Cazzo, non state lì a dire minchiate, no, democrazia giorno. Non vuol dire insultare. Bravo, brutta testa di cazzo, brutta testa di cazzo, sei un cornuto, un maledetto. C'è questo principio strano, che Cruciani ha fatto passare, che democrazia Laura, è insultare. Laura, tu sei un coglione comunista. Laura, che c'entra Laura? Che è un'altra cosa. Fermi, non ricordo questo Laura, sono io la divina Laura. È una checca, fermi tutti. Meglio cogliere, ma almeno scopo con le donne, con la fregna, con lo spicchio. Sì, va bene, sabato torno un attimo, fermo la, torno anche con TikTok, fermo. Laura! Volevo dire al signor Ciacci a capare che hai gamello obeso con pizzo color puffo. Io volevo dire, signor Ciacci, lei è libero di fare quello che vuole a casa sua e nessuno si deve permettere di discriminarla, nessuno deve dirle parolacce, nessuno deve discriminare la gente. A cui, cioè, la gente non può essere discriminata per i gusti sessuali. Su questo siamo tutti d'accordo. Però, ma lo deve fare capire lei a me, perché io non ci arrivo. Perché a me, cioè, io perché non sono libero di dire che a minchia no culo mi fa schifo? Perché non lo posso dire? Io ritengo che prendersele in culo sia una cosa schifosa. Ragazzi, nulla contro di lei, ma secondo me pigliare se l'hanno culo è una cosa schifosa, una cosa indegna. Perché io non lo devo poter dire? È perché giusto. A me mi impedite di dirlo? Non l'ho capito. Perché se lo dico mi dovete processare con questa legge che state facendo? Non l'ho capito. Non va a piacere a tutta la minchia hanno culo per essere contenti lei, signor Ciacci, o signor Casalino, e tutti si spaccate il no culo che siete? Non lo so. Non va a pigliare tutto il no culo e siete tutti contenti? Ma non succederà mai. Quindi già mi sembra. Sembra che siete troppo avanti, cioè come andate vuoti i fonocchi. Chi minchia pulite che sai? Non rompete i coglioni. La sintesi del grillino palermitano. Ma scusa, c'è una differenza sintesi, fondamentale. Dai, la libertà che non contempla l'offesa. Ragazzi, che editoriale. È un grillino, gran maleducato, dai. Quello lì, è un cretino proprio, è un cretino alimentato da te che gli hai fatto passare il messaggio, lo hai convinto che insultare è lecito. Questo no, è il tema. No. E tu ti sbagli. No. Lui dice che può tranquillamente dire che prendere le culo no. Fa schifo. E invece no, e ha non lo tutto può dire il diritto di dirlo, assolutamente sì. Non offende non nessuno. È se a te fa come schifo, no? A te fa schifo, che ne so, il fegato alla veneziana ti fa schifo, e a lui fa schifo cosa, prenderlo io... nel culo. Lo può dire o no? Dai, su. No, non lo può dire. Allora, eravamo con Salvatore da Como, camionista molto esplicito, molto fascista, dice lui. Ammiratore di Mussolini, mi sembra di capire, Salvatore, no? Ammiratore di sua eccellenza, certo, non c'è dubbio. Ci mancherebbe altro, adesso non esageriamo. Hai dato a Parenzo del frocio, del finocchio, mi sembra di capire. Mi sembra peggio, che china l'ho chiamato, che sarebbe frocio isterico. Frocio isterico, diciamo, non appartengo a questa categoria perché, come tutti sanno, sono eterosessuale, ma ciò non di meno. Ciò non di meno, le da voglio dire che invece lei è un coglione. Lei invece meglio è un coglione. Che dalla,
la sua testa è talmente una testa di cazzo, talmente che viene usata negli esperimenti scientifici, capito? Perché sono qui a parlare con te come una merda del genere, capito? Bastardo checchino che non sei altro, criminale, non puoi un discorso, sei una cosa inutile. Scusami Salvatore, ma tu dentro al camion, Salvatore, tu hai i simboli del duce, no? Per sapere così che no, posso... no, questi qua non li posto perché la mia azienda non vuole i simboli sul camion. Ah, la tua azienda delle donne nude, calma, calma, io sono cristiano, li metto queste cose sul camion, le donne nude, bianco e cristiano. Scusi, scusi, io sono cristiano e io ho sempre lavorato. Due mantra che francamente rispetto a quello che ha detto le fanno vergogna. Per quello... Ah, io sono cristiano. Eccolo, eccolo, sentilo che dice. Lei è cristiano, però vero? Eccolo qua. Lei è cristiano. Il messaggio di Bergoglio a lei non è arrivato. Il messaggio di Bergoglio a lei non è arrivato. Non mi interessa quello che dice Bergoglio. Si sente però che è cristiano. Dai toni si sente che è cristiano. Si sente dai toni che è cristiano questo imbecille. E si sente anche da te che sei ebreo. Ma che c'entra? Calma, no, fermala. Fermi un attimo che non c'entra niente qua. Allora voglio capire una cosa. Perché utilizzi la parola frocio? Io ti giuro, se lo incontro per strada una testata sul naso gliela do. Però così, e poi mi denuncio. E poi mi denuncio. E poi mi denuncio. E poi mi denuncio. No, e poi lo denuncio. No, no, ma perché bisogna arrivare a questi eccessi? Ma perché bisogna... Ma perché bisogna arrivare a questi eccessi? Io non ho nessun problema a dire che se lo incontro per strada e si presenta, gli tiro una testata sul naso, perché sto a Roma, perché intanto sto a Roma. Se viene a Kennedy, fratello, ogni giorno, perché non ci vediamo in Viale Kennedy? In Viale Kennedy dove? Quando vuoi, quando vuoi, che ti do una bella testata sul naso, così magari con la testata ritorni in te. Con una bella testata, capito? Fascistello da due soldi. Fascistello da due soldi. Ma scusa, perché non fai? Perché non vai verso Abano Terme, Sce Gottardo, a trovare Gottardo? No, 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 Gottardo è un signore per me. Gottardo è un signore per me. Mi dispiace. A me dispiace che lei dica una cosa del genere. Pensavo, speravo che mi insultasse. Sono d'accordo anche con te, però sei molto simpatico e mi sembra una bella persona. Parenzo mi sta sulle palle, Dio buono. E questo ci accomuna. Allora, noi siamo accomunati. Medaglia. Noi siamo accomunati con i camionisti della stima reciproca e del fatto che anche me sta sui coglioni Parenzo. Lo dico pubblicamente. Forse si era. Scusami, Salvatore, io non ho capito una cosa. Ma mi hai detto prima che la tua azienda non vuole che tu esponi figure del duce, figure di sua eccellenza lì dentro il camion. No, sbaglio. No, il camion deve essere neutro. Pulito il camion. Pulito, neutro. Il lavoro è una cosa a parte. Pulito, ma con dentro una puzza di merda, perché c'è chi lo guida che è una puzza di merda e quindi pulito da una puzza di merda. Non mi offendi perché tu le palle di venire a Viale Kennedy. Ma perché sto Viale Kennedy? Perché? Che cos'è? Quello sta Viale Kennedy. Il Viale Kennedy sarà quello dove lo pigli in culo, altro che il Viale Kennedy, sicuramente. Altro che, visto che ne parli tanto, brutto cretino. Mi faccio controllare il culo da tua moglie, così vedi che bello il culo. Calma, con calma, Salvatore. Voglio capire una cosa, voglio capire un'altra cosa da te, sempre con grande calma. Cioè, tu incontri nella tua attività da camionista degli omosessuali che ci provano con te, magari in qualche piazzola? Quando capita che dormo fuori, capito, ogni tanto che vengono a rompere sicuro i coglioni, vedi, e educatamente li mando a fanculo. La tua reazione qual è? La tua reazione, se tu dici che li fa entrare, Parenzo, secondo te li fa entrare? Educatamente li mando a fare in culo. Ma questo qua parla così, ma fa il trenino dentro quel camion, ma ancora non lo sapete. Sto cretino fa il trenino. Sto cretino chiama perché fa il trenino. Arriva l'Eurostar che non fa fermate intermedie, fa il trenino. Ma non ti vergogna a guadagnare così? Scemo. Io sono un camionista e dignitosamente mi guadagno da vivere. Ma quale camionista? Tu sei solo un povero coglione. Che disgrazia. Ma perché? Perché mi sta sul cazzo una merda? Questo rovina l'Italia e basta. Ma che reciproco. Non ha minimo di intelligenza, reciproco. Zero. Chi sta parlando qua? Ma chi è questo Umberto Eco che dice la minimo intelligenza? Ma chi è questo? Tu hai
esatto, tu sei un coglione, ma non perché non sei, tu sei un coglione, ma quale corretta che sei un volgare schifoso, ma quale corretta, volgare imbecille schifoso, feccia dell'umanità, feccia dell'umanità, scusami Salvatore, ma hai detto che sei un fascista, feccia dell'umanità, scusami Salvatore, hai detto che sei un fascista, ammiratore di Mussolini, hai detto Salvatore, a noi onore a Mussolini che è stato un grande, l'unico che è stata la guerra, chi molla scorregge, vaffanculo, Salvatore, ciao, non ti preoccupare, ciao Salvatore. Mamma mia, incredibile, ragazzi. La tua colpa è quella di far credere a questi qua che possono dire quello che vogliono. Esattamente. Quindi hanno l'illusione che qualora lo facessero fuori da questo contesto verrebbero denunciati. Questo è il tema. No, ma la cosa divertente è che i fascisti si appellano alla democrazia per insultarti. Luis, provincia quindi di Milano. È meraviglioso. Luis, provincia di Milano. Vai, Luis, dimmi. No, io ti chiamavo, prima di tutto ti ho chiamato perché io sono frontaliere. Allora? E lavoro a Mentone, abito qua a 20 miglia e lavoro a Mentone. Dunque? E ti posso portare parecchie testimonianze di dalla Francia, delle mascherine, delle non me ne frega un cazzo, Michele da Bergamo, non me ne frega un cazzo, Michele da Bergamo, questo vuole fare lo splendido, dai. Michele, dimmi. Ciao. Dimmi. Ciao, buonasera. Io volevo semplicemente fare una piccola osservazione al signor Parento. Io tendenzialmente buonasera. Spesso mi capita di essere in disaccordo con quello che magari dice Vabbè, dai. È una persona coerente. Mi ha fatto molto ridere che prima Parenzo facesse il paladino della giustizia, il paladino dei non insulti e a favore degli omosessuali. E poi nel momento in cui si è ritrovato a scambiarsi insulti con il camionista che ha chiamato mezz'oretta fa. Io mi sono difeso. Che tu lo la prima cosa che però. Lei ma non lo dicevo come insulto, dicevo chiaramente. Michele, non hai capito niente. Siccome quello là attaccava i gay e utilizzava degli insulti nei confronti dei gay, Parenzo diceva: mi sa che il primo a prendere nel culo, che per lui è una cosa negativa, che per lui, che perché lui è una cosa negativa, mi sa che il primo a prendere nel culo è lui, non come insulto. Che gliene frega a Parenzo se uno piglia nel culo o non piglia nel culo? Il problema è che questo fa piacere. Se uno è felice, è felice. Michele, tu sicuramente sei omosessuale. Giusto? Tu sei omosessuale, giusto? Ci fate due coglioni così con queste cose qua. La prima cosa che ha detto e prendono il culo non era un insulto. Ciao. Ciao.